Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andrò a parlare di un libro da tanti osannato quando si parla di gestione dei rapporti e quindi anche di crescita personale. Come trattare gli altri e farsi gli amici del buon Dale Carnegie. Io l'ho letto nell'ultimo periodo e proverò a presentarvelo prima di tutto cercando di spiegare quelli che sono gli insegnamenti maggiori che ci sono al suo interno e poi a darvi anche una mia piccola considerazione. Dunque parto con una breve introduzione sull'uomo che l'ha scritto, perché secondo me ci vuole. Dale Breckenridge Carnegie, Mayville, è stato uno scrittore e insegnante statunitense, promotore di numerosi corsi sullo sviluppo personale, vendita, leadership, corporate training, relazioni interpersonali, abilità di parlare in pubblico. Insomma, un guru del Novecento, in senso buono ovviamente. Il libro è diviso in quattro parti. Tecniche fondamentali per la gestione dei rapporti, sei modi per piacere alla gente, come convincere gli altri e come cambiare gli altri senza offendere o suscitare il loro risentimento. Dunque, queste parti sono a loro volta divise in capitoli e alla fine di ogni capitolo il buon Carnegie ci lascia un concetto ben evidenziato che in questa versione in italiano, questa qua, sono chiamati principi. Adesso ve ne faccio vedere uno, ecco qua, tipo questo. Tutti questi principi che lui cerca di trasmetterci sono fondati sull'empatia. Infatti, è lo stesso Dale Carnegie all'interno del libro che dice: se alla fine di questo libro sarò riuscito anche solo a farti diventare una persona più empatica, mi potrò ritenere soddisfatto. Perché è proprio praticando l'empatia che noi riusciremo a capire cosa vuole un'altra persona, cosa vuole l'altra persona e quindi anche a capire come trattarla, come comportarci con lei, come approcciarla. Per riassumere un libro del genere ci vorrebbero ore, perché è veramente molto denso di concetti. Perciò ho cercato di estrapolare i quattro consigli che non ritengo i migliori, perché quello è soggettivo, ma quelli che secondo me si ripetono maggiormente e forse sono anche i più utili. Facciamo spesso complimenti e apprezzamenti verso le altre persone. Però attenzione, parto dalla controindicazione. Questi apprezzamenti devono essere sinceri, perché altrimenti si riveleranno solamente delle lusinghe inutili che non piacciono a nessuno. Carnegie quindi dice di impegnarsi per trovare nelle persone caratteristiche su cui fare apprezzamenti sinceri. Io appena ho letto questo principio, ho detto: ma perché non ci ho pensato prima? Perché alla fine non ci costa niente ogni tanto fare un apprezzamento qua e là, un complimento, che insomma farà diventare felici non solo la persona che ha appena ricevuto il complimento, ma anche noi, perché stiamo lasciando dietro di noi scintille di gioia. Evitiamo le critiche e le lamentele. Criticare le persone non ci rende più simpatici ai loro occhi. Questo penso sia un dato di fatto. Proviamo un attimo ad usare l'empatia. Ho appena fatto i biscotti. Mi sono impegnato per 2 ore, era la prima volta che facevo i biscotti, quindi non sono venuti tanto bene. Mia mamma scende, assaggia questi biscotti, prende e mi dice: Ricky, dovevi metterci più zucchero, il forno andava a 200 gradi, non a 220, ma che farina hai usato? Non andava usata questa. Risultato, io mi offendo e non ammetterò mai che i miei biscotti non erano tanto buoni. Io sapevo che i miei biscotti non erano buonissimi, ma il modo in cui mia madre me l'ha detto mi ha portato a non ammetterlo. Ma attenzione, ciò non vuol dire che non bisogna correggere le altre persone, ma semplicemente che ci sono modi e situazioni in cui farlo. Voglio citare un esempio che Carnegie fa nel libro. Una sera, a un banchetto in onore di un aviatore, il signore che sedeva vicino a me mi aveva raccontato una storiella divertente che girava intorno alla frase: una divinità dà forma ai nostri piani, comunque noi li abbozziamo. Il narratore sosteneva fosse tratto dalla Bibbia, ma si sbagliava, ne ero certo, non avevo alcun dubbio. Dunque, per darmi importanza e mostrare la mia superiorità, mi ero autoinvestito della spiacevole autorità di correggerlo. Lui non aveva voluto saperne che cosa, era una frase di Shakespeare, impossibile, assurdo, era una citazione della Bibbia, ne era sicuro. Il signore in questione era seduto alla mia destra e alla mia sinistra c'era Frank Gammond, un mio vecchio amico, che aveva passato anni a studiare Shakespeare. Il narratore della storiella aveva accettato di sottoporre a lui la questione. Gammond aveva ascoltato, poi mi aveva dato un calcio sotto il tavolo e aveva detto: Dale, ti sbagli, il signore ha ragione, è una citazione della Bibbia. Tornando a casa quella sera, avevo detto a Gammond: Frank, tu sapevi che quella frase è di Shakespeare? Certo, ovviamente. Amleto, atto quinto, scena seconda. Ma eravamo ospiti a una festa, caro Dale. Perché mettersi a spiegare a qualcuno che si sbaglia? Pensavi di stargli simpatico?
Perché non lasciare che salvasse la faccia? Non ti aveva chiesto nulla, non voleva la tua opinione. Perché ti sei messo a discutere? Sempre evitare gli spigoli. Mi aveva dato una lezione che non dimenticherò mai. Non solo avevo messo a disagio quell'uomo, ma avevo anche coinvolto il mio amico in una circostanza imbarazzante. Sarebbe stato molto meglio non mettersi a discutere. Questo è il caso in cui correggere l'altra persona è la cosa più sbagliata da fare, perché sia in pubblico e ne andrebbe della sua credibilità, della sua immagine verso gli altri. Quella persona vi odierebbe a morte e si andrebbe a creare un clima di tensione in amicizia fra voi che non porta a nessun risultato, a nessun vantaggio per entrambi. Dei consigli per correggere le altre persone in modo dolce sono questi: soffermarsi sulle cose giuste prima che su quelle sbagliate, usare un tono amichevole, usare parole come secondo me, come forse, come non ne sono sicuro ma, in modo che le vostre non risultino critiche ma semplicemente consigli o considerazioni. Parliamo delle cose che interessano agli altri. Se le conversazioni che abbiamo con le altre persone girassero intorno non a quello che interessa a noi, ma a quello che interessa alle altre persone, avremo sostanzialmente due vantaggi. Impareremmo cose nuove, faremmo sentire le persone che stanno parlando con noi a proprio agio. Facciamo domande che invoglino l'altra persona a parlare. Quando stiamo conversando con qualcuno, dobbiamo dimostrarci sinceramente interessati a ciò che sta dicendo, altrimenti non riusciremo nell'intento di parlare di ciò che vuole lui. Carnegie cosa consiglia in questo caso? Consiglia di fare domande a cui uno possa rispondere con piacere e di dimostrarci sinceramente attenti, rivolgendogli la nostra completa attenzione. Perché per le persone parlare di sé, parlare delle cose che interessano a loro, delle cose che sanno, di cui sono esperti, li fa sentire importanti. Noi dobbiamo dimostrarci sinceramente interessati a quello che stanno dicendo, in modo da farli sentire ancora più importanti. Adesso voglio sottolineare una cosa di cui Carnegie parla nell'introduzione del libro, che vi consiglio di leggere perché credo sia importante quasi quanto il libro in sé. Sottolinea che questi principi devono essere messi in pratica. Nonostante sembri una cosa scontata, vi assicuro che è la più difficile, perché dovrete cercare di cambiare il vostro modo di vivere, il vostro modo di rapportarvi con gli altri. Per farlo dovrete avere questi principi sempre chiari in testa e non farvi prendere dalla foga del momento, dalla tensione o da emozioni simili. Perciò, come dice lui stesso, non sembra ma richiederà tempo questa cosa. Perciò bisogna mettersi l'anima in pace e cercare di tentare, tentare e ancora tentare finché non avremo rodato, se come possiamo dire, questi principi. Un consiglio che Carnegie dà è quello di annotarsi le situazioni in cui siamo riusciti ad applicarli con successo, in modo poi da andarle anche a rivedere alla fine della settimana, per esempio, e potersi chiedere cosa potevo fare di meglio, quale principio non ho usato e cose del genere. Personalmente è un'abitudine che sono riuscito ad utilizzare durante la lettura, adesso l'ho un po' abbandonata e devo dire che mi ha aiutato a capire quali principi riuscissi a padroneggiare meglio e quali principi invece dovevo andare a rivedere un po' di più. Una cosa che mi ha aiutato è fare degli schemini mentali nelle parti bianche del libro dove c'era spazio. Questa è una cosa che aiuta me a fissare i concetti anche per esempio quando studio, però insomma in questo caso vi consiglio di farlo anche se siete quelli che per studiare leggono magari 2 o 3 volte e poi la sanno. Ve lo consiglio perché è un libro veramente denso di concetti, come ho detto prima, e secondo me può tornare utile a tutti fissarseli, magari anche non negli spazi bianchi ma in un foglio a parte, in un taccuino a parte. Una cosa che mi sento di sottolineare è il fatto che non ho sentito per niente la distanza dell'autore dai giorni nostri, perché secondo me i principi che esprime andavano bene nel 700, andavano bene nell'800, nel 900 e andranno bene ancora per molti anni. Tuttavia, mentre preparavo questo video ho scoperto che la Dale Carnegie e Associates, nel 2012 ha pubblicato un rifacimento del libro, una seconda edizione, Come trattare gli altri e farsi gli amici nell'era digitale. Visto il successo che ha riscosso per me questa parte di Dale Carnegie, penso che prenderò anche quello. Bene, detto questo, il libro ha rispettato, secondo me, l'alta reputazione che si è fatto, perché è un best seller, è uno dei più consigliati quando si parla di crescita personale e quindi avevo alte aspettative nei suoi confronti e devo dire che le ha rispettate in pieno. Non so se prenderò altri libri suoi di Dale Carnegie perché sono un po' titubante in generale riguardo alla distanza che hanno gli autori dai nostri tempi quando si parla di libri
nella sfera della crescita personale, però come detto prima in questo non l'ho sentito per niente, infatti adesso devo decidere un attimo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, se avete precisazioni su quello che ho detto o che non ho detto, libri da consigliarmi o altre cose, scrivete pure qui sotto, se non siete iscritti iscrivetevi, io spero di rivedervi in un prossimo video. Ciao!